con mister Gianni Borrelli della Bacigalupo. Mister, primo tempo forse meglio il Penne, vi abbiamo visti andare sotto, nella ripresa però avete non solo trovato il pari ma addirittura siete passati in vantaggio e poi avete vinto. Hai fatto una disamina corretta, se proprio bisogna guardare il pelo nell'uovo, il primo tempo ci siamo molto adeguati ai ritmi del Penne, non dovevamo, il rischio grosso era quello, quindi alla fine giocando cacciatore tra le linee poteva determinare superiorità numerica in certe fasi di gioco, l'hanno fatto anche bene, quindi bisogna dare merito anche agli avversari, però poi è venuto fuori, se vuoi, anche la forza del gruppo, la volontà, l'applicazione, quindi diciamo che tra virgolette sono contento, la dedico ai ragazzi perché comunque si iniziano a intravedere i prodotti ma anche i frutti del lavoro, che ce n'è stato tanto e ce ne continuerà a stare tanto, e quindi sotto il profilo dell'autostima una vittoria veramente importante da dedicare a noi, ma soprattutto anche ai tifosi che comunque ci seguono, ma soprattutto alla società che fa tanti tanti sacrifici. Commissario Aielli del Penne, mister, primo tempo molto convincente da parte del Penne, la ripresa un po' di meno, un po' di nervosismo, dopo il gol del vantaggio nella ripresa vi siete fatti riprendere e poi addirittura superare, che cosa è successo? Niente, abbiamo un po' perso la testa, ma non dobbiamo fare drammi, non deve accadere per il futuro. È un peccato perché la partita è stata giocata benissimo il primo tempo, avevamo trovato le distanze giuste, potevamo fare più di un gol e questo ci metteva un po' di tranquillità. È successo quello che è successo, ma non so neanche che cosa è accaduto all'interno del campo. E quindi analizzeremo la situazione con calma, da martedì ci rimettiamo al lavoro.